ringrazio per avermi messo insieme a colleghi illustri nel ricordare questo, fatemelo però dire, e fatemelo dire così, perdonatemi, per ricordare appunto che il sottoscritto, proprio perché previsto nello statuto del WISP, dopo aver cumulato il numero di due mandati, lascia legittimamente lo spazio a, in questo caso, al mio vicepresidente nazionale Tiziano Brescia. Lo dico e lo sottolineo perché la WISP in questa vicenda della riforma del riordino del sistema sportivo, soprattutto sul tema dei mandati, tu Presidente mi sei buon testimone, perché appunto nel 2017, come spesso ricordo, eri al nostro congresso, noi non abbiamo avuto bisogno di avere un riferimento normativo, un riferimento legislativo per scegliere dal punto di vista etico, politico, morale, chiamiamolo come ne abbia voglia, di dare un segnale non solo al movimento sportivo del paese e al sistema sportivo, ma per dare un segnale a quello che è la realtà dell'associazionismo, in questo caso di promozione sociale, che è legato a questo paese. Quindi un segnale alle istituzioni, un segnale al sistema sportivo, un segnale al terzo settore italiano. Si può fare, anzi, chi parla, dal 98 nello statuto della WISP era già previsto il cumulo del doppio mandato sia sul livello nazionale che sul livello regionale. Il sottoscritto nel 2015 è stato promotore di un'autoriforma interna della WISP che è stata accettata da tutto il tessuto associativo della WISP, da tutta la rete associativa, e abbiamo portato il cumulo del doppio mandato anche sui livelli territoriali. Questo lo dico perché secondo me è uno di quei segnali che io sempre invece auspicato, lo ricordo, anche per sfidare la politica su questo. Potevamo farlo, dovevamo farlo, però diciamo una cosa che è stato anche un esempio, fatemelo dire da questo punto di vista, Flavio Alcosti, lo possiamo fare, perché tutti hanno diritto di concorrere alla rappresentanza più alta dei nostri organismi. Chiudo velocemente su due punti. Ci sono cose importanti nei 5 decreti legislativi che sono passati in via preliminare nel Consiglio dei Ministri, cose importanti e certo, sicuramente ancora per certi versi destano preoccupazione. Ha ragione anche Gianni Petrucci, nella maniera più assoluta. Noi siamo quelli che l'abbiamo sottolineato appena dopo l'esito di quel Consiglio dei Ministri. Ma la domanda che io faccio a noi, sempre a questo consesso, noi vogliamo, perché io me la sento così, noi vogliamo passare alla storia per essere coloro che hanno spinto all'interno di una nuova fase legislativa in questo paese e aver fatto riemergere, dare dignità a quelli che vengono appunto definiti lavoratori sportivi, verso i quali noi abbiamo grandi responsabilità, o continuiamo ad essere coloro che li rendono e li mantengono precari? Sono sufficienti quelle risorse di cui parla il Ministro? No. Chiaro? No. Ma qual è la partita che noi vogliamo giocare rispetto a questo ambito? Portarsi a casa il riconoscimento del professionismo femminile, la pari dignità, la parità di genere, le persone con disabilità che possono accedere anche all'interno dei corpi civili e militari del paese, è una conquista, se no? Ce lo diciamo questo. Io credo che noi dobbiamo anche intestarci come movimento sportivo e come sistema sportivo questa cosa. Poi continuare a tenere il punto rispetto a quello che è l'iter parlamentare e tutti i percorsi che si devono fare all'interno della conferenza Stato-Regione. Certo, le commissioni non hanno un parere vincolante, hai perfettamente ragione, Presidente, su questo, però io dico continuiamo a giocare la nostra partita su questo. Altro tema, chiudo, è auspicabile che noi continuiamo anche qui a tenere il punto sul perché il sesto decreto, che doveva essere il decreto numero uno, non è passato. Però quello di cui noi stiamo parlando, e non voglio stare alla polemica perché lo rispetto e lo stimo Gianni e Petrucci su questo, quindi non scivolo, diciamo, per la polemica che lui ha voluto accendere, che stiamo comunque vivendo tra enti di promozione sportiva e federazione, perché io il conflitto non l'ho mai cercato, ho posto dei punti, e quel decreto nella legge delega quei punti li poneva, e poneva nell'articolo 1 della legge delega stabilire chi fa che cosa per garantire la dignità. E allora è evidente la reazione
se viene scritto da parte delle federazioni ma il preminente interesse nazionale come fanno ad averlo gli enti di promozione sportiva che appunto fanno promozione? Allora, provocazione a provocazione e chiudo. E allora le federazioni lasciano la promozione. E allora le federazioni lasciano la promozione. Gli enti si tengono la promozione, la cosa è chiara. Riusciamo a stabilirlo tra di noi nella nostra discussione interna senza lasciarlo alla politica? Sempre chiesto. Sottoscritto l'ha sempre chiesto. Allora facciamolo fino in fondo. Assumiamoci la responsabilità di una discussione piena. Facciamolo, cerchiamo di capire come si va a finire, non ci saranno decisioni che accontenteranno tutti, però avremo fatto un esercizio di democrazia e di partecipazione fino in fondo. Ma continuare sul piano pubblico a sentirsi dire questo, e ripeto, e chiudo davvero, facciamo i nomi e i cognomi, usciamo dai processi sommari. Lo abbiamo scritto, come ho visto, in una lettera aperta